La sua nomina di oggi sancisce un momento importante nella sua carriera qui in Banca di Piacenza. Ci può ricordare come è iniziata questa sua collaborazione con l'Istituto di Credito? Volentieri, la mia bellissima avventura nella Banca di Piacenza è iniziata nel 2003. Come vice direttore generale, sono poi stato subito dopo nominato direttore generale e adesso sono il presidente. Ecco, quali sono i suoi primi impegni? Quali sono gli obiettivi che si è prefisso? I miei obiettivi sono la continuità. La mia presidenza vuole essere in continuità con la presidenza molto prestigiosa dell'avvocato Sforza Fogliani e successivamente dell'ingegner Luciano Ecco, come ha accolto la nomina di oggi? Gobbi. La nomina mi ha sorpreso, sono ovviamente molto orgoglioso di continuare a lavorare per questa banca con una qualifica diversa perché è veramente una gran bella banca. Ecco, durante il consiglio di amministrazione di oggi sono già arrivati alcuni risultati molto positivi per l'Istituto di Credito. Sì, oggi abbiamo approvato anche il bilancio al 30 giugno, quindi la semestrale, che chiude con un utile netto superiore ai 6 milioni, in crescita del 7% rispetto all'anno scorso, che era già un buon risultato. E abbiamo il grado di copertura delle sofferenze fra i più alti del sistema, abbiamo un grado di patrimonializzazione anche questo fra i più alti del sistema. Diciamo che siamo una bella banca, una bella realtà, anche se il mercato non è facile. In un momento come questo, in cui la fiducia, insomma, nei confronti delle banche, diciamo che non è ai minimi storici, ma insomma poco ci manca, che cosa può dire Banca di Piacenza per conquistare la fiducia degli investitori? Ma non deve conquistarla perché ce l'ha già, perché le dico che anche apparirà sul nostro comunicato, i nostri soci sono in aumento del 6, quasi il 6% rispetto all'anno scorso. Quindi quest'anno, nonostante questo clima di sfiducia generale che riguarda il sistema bancario, la nostra banca è una piacevole eccezione.